Amici e amiche carissime, bentornati al ciclo di catechesi Dal non senso alla vita di cielo, giunto alla 32esima puntata in cui oggi, se Dio vuole, continuiamo con la scoperta di cosa sia la vita di cielo, cioè cosa significa vivere nella divina volontà come il Signore ha manifestato. Abbiamo già visto questa cosa qui alla piccola serva sua e figlia della divina volontà, Luisa Piccarreta. E la volta scorsa abbiamo introdotto un tema molto importante che è il rapporto tra la divina volontà e i sacramenti, cioè come si vivono i sacramenti nella divina volontà. E abbiamo cominciato soprattutto con l'Eucaristia, con il battesimo. Oggi vorrei approfondire un po' questo discorso, continuarlo, perché ci sono dei sacramenti molto importanti e capire il nesso che c'è tra il voler vivere nella divina volontà e quindi la massima santificazione possibile che si trae dai sacramenti è molto importante. Perché i sacramenti, questo non dimentichiamolo mai, oggi la gente non ne è consapevole di questo. I sacramenti sono tra gli atti più immensi che la divina volontà possa aver fatto. Ci sono delle invenzioni straordinarie, cioè la forza che è santificante, che è contenuto in ogni sacramento, è qualcosa di immensissima. E come mai però, cioè facciamo un pochino di considerazione, come mai c'è gente che va a messa, che fa la comunione e che non diventa santa? Qualche giorno fa abbiamo celebrato la festa di Padre Pio. Padre Pio diceva, basterebbe una messa, una comunione, una fatte come Dio comanda per diventare santi. E come mai c'è gente che frequenta la messa e tutta questa grande santità non si vede? A volte addirittura forniscono i pretesti speciosi perché non sono niente veri, no? Però sapete che molte volte chi sta lontano dalla Chiesa adduce come giustificazione, ripeto, falsa e speciosa, però a volte radicata nella realtà, dice, figurati, che vada a fare a messa? Quello va a messa e è un diavolo peggio degli altri. Dicono così, sono scuse questi qui per chi non santifica il giorno del Signore, certamente, no? Però ecco, il fatto che magari non sempre rifulga una grande santità anche in chi usa i sacramenti, questo magari qualche volta accade. Come mai? Da che cosa dipende? Non dipende dalla fonte, ma dipende dal destinatario. Cioè i sacramenti funzionano poco perché noi li facciamo funzionare poco, nonostante che essi operino, come insegna la Chiesa, ex opere operato, cioè un sacramento non dipende da me perché ci sia e perché sia valido, però dipende da me quanto è efficace e quanti frutti produce, quello dipende da me come. Allora, prendiamo la confessione, approfondiamo la confessione. Una persona che vuole vivere nella divina volontà, cioè non soltanto farla al massimo grado possibile, uno si potrebbe chiedere, allora, abbiamo visto che cos'è questa vita della divina volontà. È chiaro che qui stiamo di nuovo dinanzi a un'opzione che ha un po' caratterizzato tutto questo ciclo di catechesi. Cioè, tu ci credi che la felicità piena è il paradiso? Punto interrogativo. E tu ci credi che il paradiso potrebbe venire sulla terra? Punto interrogativo, perché in due parole le rivelazioni che Gesù ha fatto sulla divina volontà sono queste, sono come in cielo così in terra sia fatta la tua volontà. Cioè, ciò che Adamo ha perduto può essere recuperato, non dico proprio al 100%, perché comunque moriremo tutti quanti, d'accordo? Alcune cose non possono essere proprio completamente ripristinate. Però, per esempio, riguardo la morte, no? Gesù dice, sì, moriremo, ma molti corpi resteranno incorrotti. La concupiscenza, addirittura conseguente al peccato originale, sarà quasi neutralizzata nel regno della divina. Ci rendiamo conto che succede? Abbiamo visto la volta scorsa, no? Il battesimo toglie il peccato originale, la divina volontà toglie i vomiti. Quindi, cioè, tu ci credi a questo? Punto interrogativo. Allora, perché se ci credi, come faccio a vivere in questo mondo? Gesù dice una cosa. Lo devi anzitutto volere, ma questo, cioè, volere e scegliere davanti a me è una cosa
capito che tu devi fare davanti a Dio, Dio lo vede se l'hai fatto oppure no. Allora, la confessione. Sta confessione oggi è un sacramento che sta proprio ridotto malamente. Questo è quello che mi risulta. Ministri che confessano poco, che non sono disponibili. Fedeli che si confessano, e questo io lo so, male, malamente. La confessione a volte diventa una chiacchierata, uno sfogo per i problemi che uno si porta, per carità, che vanno comunque accolti e ascoltati, ma in sede differente. Qualche altra volta si trasforma in una sorta di seduta psicologica, oppure in una, è come dire, variante della direzione spirituale. La confessione non è questo. La confessione non è quella. La confessione è il momento in cui io, presa coscienza dei peccati, chiamandoli per nome, senza girarci intorno, nominandoli bene, li porto lì, perché lì li porto e lì li seppellisco. Nella confessione ci si unisce alla morte di Cristo, che è morto per i peccati, perché i peccati che ho commesso lì li sepolco, lì li seppellisco e non ritornano più. Allora, quando una persona comincia a vivere nella divina volontà, che succede? Numero uno, comincia a conoscere, a riconoscere il peccato e a chiamarlo per nome. Oggi il peccato non si chiama più. Io ci ho fatto migliaia, no, ma decine di catechesi su questo argomento, già lo sto facendo ancora. La Chiesa esiste nel pianeta Terra per portare avanti l'opera di nostro Signore Gesù Cristo. Gesù significa egli salverà il suo popolo dai peccati. L'unico problema che l'umanità ha è il peccato. Non ci sono altri problemi per noi cattolici, eh? Non ci sono. Originale e attuale, non ci sono altri problemi. Non esistono altri problemi. Non sono le malattie, non sono le pandemie, non è niente di tutto questo per noi. Il problema è il peccato, non ci sono altri problemi. Non ci sono altri problemi, non ci sono altre fonti di male per l'uomo. La rovina, lo sfacelo a cui stiamo assistendo è che del peccato non si parla più, e purtroppo spesso e volentieri non si parla più nemmeno da parte di chi dovrebbe parlarne. Adesso non vorrei, come dire, fare una battuta d'arresto e accalorarmi troppo verso stili che appartengono, diciamo, al mio passato sacerdotale, però un minimo sì, però. Il peccato va riconosciuto e detestato e va fuggito come la peste bubbonica assoluta. Allora, è chiaro che chi abbraccia la divina volontà, se c'è una cosa che Dio ha orrore, è il peccato. Dio di peccato non lo vuole neanche sentire parlare, non lo vuole neanche vedere. D'accordo? Non c'è, non esiste. Il peccato è veramente, se si potesse usare questo termine, il male assoluto. Il male assoluto non esiste filosoficamente, ma è il male da cui tutti i mali derivano, tutti, nessuno escluso. E per cui va fuggito, come la peste bubbonica. Quando uno entra nella divina volontà, cioè, il peccato se ne va per forza, e tutti quelli che ci sono stati vengono tutti quanti portati di corsa la confessione, altro che confessione generale. E uno se ne prende la responsabilità, i peccati si reparano, si espiano, si fa penitenza, d'accordo? Quando una persona comincia a vivere nella divina volontà stessa muove l'anima alla penitenza, perché i peccati vanno riparati ed espiati. E poi c'è un'ultima cosa, che questa è una cosa tipica, che è meravigliosa. Allora, ordinariamente la confessione funziona così: si prende atto dei peccati commessi, li si chiama per nome e cognome, genere, numero e circostanze. Di queste cose ne abbiamo già parlato della confessione generale nella prima parte di questo ciclo, ma io vi dicevo, ci dovremmo dire qualcos'altro, ce lo diciamo adesso. I peccati poi vanno espiati e riparati. Il sacerdote darà una penitenza a seconda poi delle circostanze, del contesto, cioè, capite? Immaginate un sacerdote come me, se si parte una persona da lontano perché ha sentito qualche catechesi, perché vuole farsi la confessione generale con me e mi chiede in sede sacramentale: Padre, mi dia una penitenza adeguata. È chiaro che si può tracciare un percorso penitenziale, certo non come quello dei primi millenni, però
che anche con, diciamo, sigillato dal fatto che tu glielo dai come soddisfazione sacramentale, comporti una grande purificazione del fedele e una grande espiazione di colpe. È chiaro che in contesti differenti, cioè, se una persona, tu capisci che è già un miracolo che alcune cose te l'ha detta in confessione, che ci ha avuto una grazia particolare, ma che cosa ti fai? Cioè, non gli puoi dare in quel contesto una penitenza troppo grande, perché non la farebbe, si scoraggerebbe. Dice Sant'Alfonso, prende in odio la confessione, cioè questo una volta è comparso a confessionale, non ci compare più, dice guarda questo, perché il catechista ha detto, mi ha detto di 4 rosari, e io non ci torno più a confessarmi, no? Quindi è molto difficile anche per noi, però si capisce da certi contesti, no? Quindi ordinariamente la confessione, l'assoluzione ti toglie la colpa e poi la soddisfazione sacramentale ripara le conseguenze del peccato, ne espia le pene dovute davanti a Dio e purifica l'anima dalle macchie contratte con i peccati. E finirebbe qui. Ora qui però abbiamo uno step ulteriore. Ed è questo. Allora, così si capisce un po' meglio cos'è la divina volontà. Noi dobbiamo sapere che Gesù rivela in questi scritti, per farci capire un pochettino meglio, una cosa che lui e la Madonna con lui hanno fatto quando erano sulla terra. Qui si faccia un attimo di attenzione. Noi sappiamo che Gesù ha fatto 30 anni di vita nascosta e molta gente si chiede, ma scusa un attimo. Ma 30 anni di vita nascosta, ma che c'è stato a fare? Solo 3 anni a predicare il Vangelo e 30 anni di vita nascosta. Ma non era meglio che anziché 3 ne facesse 6 di predicazione del Vangelo? 10? Solo 3 anni ci ha lasciato. E poi è morto in croce e poi se n'è andato. Che è stato a fare 30 anni di vita a Nazareth? Sì, la gente dice sì. Ha lavorato. Mamma mia, 30 anni. Ha fatto un po' di vita nascosta perché la vita nascosta simboleggia la vita contemplativa, quindi ha inaugurato lo stile di vita dei monaci. Va bene, ma 30 anni sono sempre 30 anni, sono enormità, sono. Allora, Gesù ha spiegato a questa donna che quello che ha fatto in quegli anni è stato, attenzione, rivivere, rifare, veramente questo ha continuato anche durante la vita pubblica e soprattutto durante la passione. Comunque, in quegli anni, che cosa ha fatto? L'umanità santissima di Gesù, noi dobbiamo capire, era unita per natura alla volontà divina, che è unica per tutte e tre le divine persone. Questa volontà divina, facciamo un attimo mente locale, ecco, come del resto le tre persone divine e la divina essenza, di cui è espressione, qual è la sua caratteristica? Allora, è eterna, immensa e infinita. Che significa? Per il solo fatto di esserci, abbraccia tutto il tempo, perché è eterna, come se fosse un solo istante. È tutta e dappertutto, sempre e dovunque, senza confini di spazio, ed è infinita. Allora Gesù, che cosa ha fatto durante questi anni? Quanti sono gli esseri umani che Dio ha intenzione di creare da Adamo fino all'ultimo uomo? La divina volontà li conta per numero. Quanti saranno? 50 miliardi? Sto dicendo un numero così a casaccio. 50 miliardi di vite umane. Di questi 50 miliardi di vite umane, facciamo, quante andranno perdute e quante andranno in paradiso? Facciamo metà e metà? Io credo che Sant'Agostino diceva che sono meno della metà quelli che si salvano, purtroppo. Però facciamo finta. 5 miliardi, 5, 25 miliardi vanno in paradiso e 25 miliardi vanno all'inferno. Mo' sto proprio facendo terra terra, no? Allora, queste 25 miliardi di anime che vanno all'inferno sono esistenze sprecate? Uno potrebbe dire, che gloria hanno dato a Dio, che l'ha creato a fare nostro Signore. Sto facendo questo esempio per far capire il senso di quello che Gesù ha fatto. Allora, loro le hanno sprecate in quanto individui, ma attenzione,
Gesù nella vita sua terrena ha rifatto nella divina volontà, attenzione, tutti gli atti, ma proprio tutti, di ogni essere umano, dal concepimento fino alla morte, dal primo all'ultimo. Tutti. E come li ha fatti? In maniera perfettissima. Cioè Gesù nella divina volontà si è unito ad ogni essere umano e ogni vita umana l'ha presentata a Dio, Trino, così come sarebbe dovuta essere secondo il progetto divino, cioè facendo esattamente tutto quello che ciascuna persona avrebbe dovuto fare in ogni istante del tempo. Spero di essere stato chiaro. Quindi, che significa? Un'anima va dannata? Sì, va dannata se si rifiuta tutto quello che Dio gli aveva fatto, ma la vita di quella persona in Cristo, che l'ha completamente rifatta davanti al Padre, dà gloria a Dio, non è sprecata, non spreca le grazie che gli erano state fatte. In Cristo, ovviamente. Questo è un concetto un pochino delicato, però questo è, figlioli miei cari. Allora, che succede? Se io, da credente, mi rendo conto che nella mia vita ho fatto un sacco di strafalcioni, quindi i peccati li vado a confessare. Ogni volta che io li vado a confessare, sapete che succede, no? Sul peccato commesso Dio ci mette un sigillo, misericordia. Quella cosa viene cancellata, è come se non ci fosse però, attenzione, eh? Quindi c'è, ci sono de... se, se noi vedessimo la nostra esistenza con gli occhi divini, tutto quanto il tempo sprecato nel peccato, sì, poi viene riconciliato con la divina misericordia, ma quello è tempo perso. Per cui io ho 50 anni, che ne so, e di anni buoni, speriamo che dinanzi al Signore possa averne passati 30, 40, speriamo. Speriamo. E quegli altri? C'è il modo per recuperarli in qualche modo? Certo che c'è. Perché io in certi momenti e tu dinanzi all'alternativa, faccio quello che Dio vuole o faccio quello che vuole la mia volontà umana, cioè il peccato, ho scelto la seconda, ma Gesù ha scelto sempre la prima. Quindi che cosa si può fare come completamento della confessione, come perfezionamento della confessione? Rifare tutti quanti gli atti nella divina volontà. Qui questo lo accenno. Poi, al termine di questi brevi cenni che farò sulla divina volontà, darò tutte quante le... I cicli di catechesi dove queste cose sono approfondite, ci sono anche dei link per degli strumenti per rifare gli atti nella divina volontà, quindi delle indicazioni, no? E che cosa significa questo qui? Che attenzione che sugli strafalcioni che io ho fatto non ci va semplicemente il sigillo misericordia, ma io mi vado a prendere gli atti di Gesù, li faccio miei. Quindi della mia vita passata salvo tutto, perché tutto Gesù ha salvato attraverso quello che ha fatto per me. Questa è una cosa originale, questa è una cosa che prima che Gesù la rivelasse a Luisa, in giro non si trova. Non c'è. Ed è bellissima. Passiamo al sacramento, per esempio, del matrimonio. Il matrimonio nella divina volontà. Wow. Wow. Facciamo prima, durante e dopo. Cosa ha pensato Dio del matrimonio? Perché capite, quando uno vive nella divina volontà, la divina volontà bisogna innanzitutto farla. Allora, Dio ha pensato, uno, che esiste soltanto un uomo per una donna e che al matrimonio si deve arrivare illibati. Il matrimonio ovviamente per i cattolici battezzati non esiste se non in chiesa. Quindi pensate come con la divina volontà abbiamo immediatamente risolto tutti i problemi delle convivenze, dei matrimoni civili, che oggi sono una piaga assoluta. Cioè la situazione sta diventando drammatica. Cioè i matrimoni che si celebrano adesso, io sono parroco, cioè i miei confratelli. Forse la maggioranza di quelli che si celebrano sono tutti quanti preceduti da libere convivenze.
Io l'ho detto altrove, no? Una persona che sbaglia non si può sposare in chiesa, certamente sì. Anzi, è auspicabilissimo che lo faccia e che non rimanga nel peccato mortale, perché chi convive o chi ha rapporti prematrimoniali sta in peccato mortale, tanto per essere chiari, d'accordo? Nella divina volontà si ricomincia a parlare un linguaggio chiaro, non fumoso, magmatico, fragilità, ferite, imperfezioni. Quelli sono peccati mortali, oggettivamente. C'è modo e modo. Allora, è diverso se una persona viene da una libera convivenza, si converte, quindi si sposa in chiesa, non soltanto perché andiamo a sposare pure in chiesa e quindi farà un corso prematrimoniale fatto tanto per farlo, e continua a vivere come marito e moglie fino al giorno prima del matrimonio e magari poi, come sovente accade, abito bianco addosso, magari con due figli già fatti, che io dico e so quello che dico, gli invitati non dicono niente, ma le chiacchiere poi le vanno a dire molto spesso al parroco, dice: ma che non si vergogna per niente che è venuta con i figli, si è andata a mettere l'abito bianco, a farite tutti quanti. Chiusa parentesi, no? Ecco. C'è modo e modo di prepararsi. Cioè, se tu vuoi che quel matrimonio, oltre che valido, abbia anche le benedizioni di Dio, tu devi fare dei segni di conversione, figlio mio. Tu non puoi andarti a sposare dopo una libera convivenza come se niente fosse. La divina volontà, se comincia a entrare in queste cose, ti ci fa arrivare da solo senza neanche bisogno che qualcuno te le solleciti. D'accordo? Per ora possono essere soltanto sollecitate. Molto diverso sarebbe se a livello ufficiale le alte sfere della Chiesa dessero delle regole ben precise. Io sarei il primo a sottoscriverle. Vuoi sposarti dopo la libera convivenza? Che Dio ti benedica, noi non vediamo l'ora che questo accada, però tu devi dare dei segni di conversione. E te li metto pure nero su bianco. Segni di conversione e di riparazione, perché anche chi viene al matrimonio, capite, no? Allora, se possibile, se per esempio no, non ci sono figli, è ovvio che un bel segno forte, pubblico, sarebbe interrompere la convivenza prima del matrimonio. Come gesto anche esterno, perché tu facendo quella cosa, se tu ti converti, oggi queste cose non vengono percepite, ma di per sé la libera convivenza non è solo un peccato, ma è un pubblico scandalo, come si dice tecnicamente. Perché? Perché è un peccato commesso sotto gli occhi di tutti, perché due cattolici non possono andare a convivere liberamente, perché due cattolici non possono avere rapporti prematrimoniali. La libera convivenza, come dire, rende di fatto pubblico il fatto che due persone stanno vivendo come marito e moglie senza il sigillo del matrimonio, quindi stanno peccando. Io lo so che questi discorsi, nella sensibilità e nella coscienza media, adesso qualcuno che li sente dice: ma stiamo su scherzi a parte? Lo so bene, lo so, ma sono così, sono. Se entra la divina volontà, io ho avuto modo di vedere delle storie meravigliose di liberi conviventi che hanno fatto un percorso meraviglioso prima del matrimonio. E io personalmente ho motivo di ritenere che nostro Signore su quel matrimonio ci abbia lasciato la sua benedizione, nonostante sia stato preceduto da questo. Ci avete già due figli piccoli, magari, quindi non è il caso di interrompere la convivenza, perché sti poveri ragazzini sarebbero traumatizzati. Bene, però farete un tempo di castità. Un tempo, come dire, non 2 giorni, un tempo cospicuo. Perché davanti al nostro Signore tu gli devi dare dei segni di conversione e di pentimento. Almeno, per dire, no? La vita matrimoniale, com'è la vita matrimoniale nella Divina Volontà? Sapete quanta gente mi contatta, mi fa, dice: ma che dobbiamo fare? Ma l'apertura alla vita, non l'apertura alla vita, quanti figli? Uno, due, tre, quattro, la vocazione responsabile. Allora, uno gli spiega tutte quante le cose, spiega quello che dice la Chiesa, quindi ci sono dei limiti al di sotto dei quali non puoi andare, e poi spetta a te, cioè dentro l'ambito del lecito, quindi che cosa faccio?
Mi apro completamente alla vita, mi affido al Signore, lascio che sia Lui a decidere per me quanti sono i figli, oppure dico no, fino a quattro sì e poi non me li vado più a cercare, evidentemente nel lecito. Allora, qui comincia a entrare il discorso, per esempio, della divina volontà. Perché quando una persona capisce che cos'è la divina volontà è la pienezza della felicità. Se uno si abbandona alla divina volontà senza pensieri e senza paura, soprattutto, sì, se uno se mi abbandono me nascono 15 figli. Punto primo, chi te l'ha detto che ti nasceranno 15 figli? Io conosco un sacco di gente che è stata illimitatamente aperta alla vita e con nessuno ti ha fatto 15 figli. C'è chi è rimasto addirittura due. E ne avrebbe voluti molti di più. Secondo, e se per la tua felicità Dio avesse disposto 15 figli? Felicità terrena e ultraterrena. Non pensiamo soltanto con la mentalità ristretta di questi pochi anni che ci abbiamo da vivere qui. Siamo capaci di fare questo passaggio. Pensiamo a un cresimato nella divina volontà. Cioè, può succedere, come succede oggi, che i cresimati vanno a fare la cresima e con l'intenzione di dire l'addio e salutare per sempre la Chiesa. Non si sa nemmeno se ci tornerà il giorno del matrimonio perché oggi non si usa più. Quindi qualcuno magari ci tornerà orizzontale. Al momento della fine della vita terrena, portato da qualcun altro. Possibile una cosa del genere? Un cresimato nella divina volontà sarà un grande guerriero di Cristo, un grande soldato di Cristo. Sarà uno dinanzi al quale, quando ci sta di mezzo la verità e il bene, può avere il mondo intero contro, come nostro Signore, come e più ancora dei martiri. Ma il mondo lo sfida senza nessun problema. Perché se una cosa Dio la vuole, e io ne sono persuaso che Dio la voglia, e tutti mi danno addosso, io quella cosa la faccio. E viceversa. Se una cosa non è da fare, e tutti mi dicono di farlo, io quella cosa non la faccio, manco morto. La divina volontà dà una forza, una potenza, è la partecipazione della potenza divina. La potenza divina è invincibile, contro Dio non si può mettere nessuno. Mettiamocelo bene in testa, cioè, ma questo marasma che vediamo nel mondo, questo marasma che vediamo nel mondo è causato dalle forze avverse a Dio, certamente, quindi dagli uomini che sono diventati mezzi indemoniati, dai demoni che sono scatenati. Ma attenzione, tutto questo non potrebbe accadere se non ci fosse una divina permissione. E Dio sta permettendo tante cose perché l'umanità deve essere purificata, deve essere rinnovata, la Chiesa deve essere purificata e rinnovata, altro che, d'accordo? E in base al grande mistero per il quale Dio dal male trae fuori il bene, vediamo tutto quello che sta accadendo. Ma attenzione. Se Dio, questo lo dico tanto per dire, ma Dio non fa così perché Dio non è che è un istrione, no? Però per far capire la sua potenza, se Dio volesse da un momento all'altro dire stop, stop, da domani non c'è più neanche un Parlamento e uno Stato dove ci sia l'aborto. Cioè, se Dio questa cosa volesse farla, attenzione, guardate che questa cosa si farebbe subito. E lo potrebbe fare sia opponendosi a tutte quante le volontà contrarie, perché se Dio manifesta la sua non c'è niente che gli si può opporre, anche se non lo farebbe mai, perché Dio non fa mai cose che violentino la volontà libera delle creature da lui create. Ma se volesse potrebbe farlo. Ma se volesse potrebbe farlo, perché questo Dio lo può fare, senza scavalcare le libere volontà umane. Quindi la potenza di Dio è invincibile. Quindi se noi ci immettiamo dentro questa potenza invincibile, diventiamo invincibili per partecipazione, non ci smuove nessuno.
Non si ha più paura di niente e di nessuno. La paura, questa passione che tanto fa leva nel cuore dell'uomo, e ne parla San Paolo, è la cosa con cui il diavolo tiene schiavi gli uomini. Lettera agli Ebrei. Poiché i figli hanno in comune la carne e il sangue, cito a memoria, anche egli, cioè Gesù, ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Questo sarebbe un versetto da meditare per una settimana. I figli della divina volontà non hanno paura di niente e di nessuno, hanno solo il santo timore di Dio. Che cos'è? Il terrore santo di uscire anche di una virgola da quello che Dio vuole. E pregano notte e giorno il Signore che questo non accada mai, di uscire anche di una virgola da quello che Dio vuole per loro. Non esiste altra paura. E vogliamo parlare della volontà di Dio col sacramento dell'ordine. I vescovi fusi con la divina volontà, i sacerdoti fusi con la divina volontà, che cosa faranno? Quello che dovrebbero fare. Un buon pastore dà la vita per il suo gregge, un buon pastore pensa semplicemente alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime e per questo è capace a dare la vita in ogni istante, a spendersi e a sacrificarsi senza badare a niente e senza risparmiarsi in nulla e senza cercare niente che sia umano, gratificante, i soldi, le cose, non ce ne importa, non gliene importa niente. Niente. Fuoco ardente di puro amore. Se si legge la preghiera infuocata di San Luigi Maria Monforte, dice: quando arriveranno questi pastori nel mondo? Quando arriveranno? E vogliamo parlare dell'unzione della divina volontà. Sacramento che è sfuggito da tutti quanti perché hanno una paura matta della morte, tutti. Tutti quanti. Terrorizzati dalla morte. Un figlio della divina volontà non vede l'ora perché siccome Dio gli fa gustare nel cuore e nell'anima qualcosa di quello che è il paradiso già qui, non vede l'ora di partire. E non vedo l'ora di farlo attraverso questo meraviglioso sacramento, dove si unisce alle sofferenze credete del Signore, dove viene purificato anche dalle più piccole scorie, dai più piccoli residui del peccato. Gesù ha rivelato a Luisa che chi vive in pienezza nella divina volontà, il purgatorio non ci va. Non ci va. Come fa ad andare in purgatorio una persona che sinceramente nel cuore ininterrottamente cerca in tutto e sempre quello che Dio vuole e cerca, adesso lo vedremo in parte oggi, in parte la prossima volta, di stare unito alla divina volontà con quelle forme del tutto peculiari che Gesù stesso ha insegnato attraverso questi scritti e che consentono, se praticate, di giungere in uno stato dove tra la nostra povera e piccola volontà umana e quella divina nasce uno stato di fusione. Cioè, evidentemente rimangono distinte, perché, però moralmente unite in una cosa sola. Come si fa ad andare in purgatorio? Appunto, come si fa a fare i peccati? Rimangono le debolezze, rimangono le miserie, le tentazioni, l'abbiamo già visto la volta scorsa, quindi la confessione. Sempre da questo sacramento si attingerà la forza, ma sarà certamente una confessione diversa da quella dei grandi peccatori. Un figlio della divina volontà non ha paura della morte, assolutamente. La morte non è uno spauracchio, il male sommo da cui difendersi. Chi pensa che la morte sia il male sommo da cui difendersi, perdonatemi, non è cristiano, è pagano. Per i pagani non si sa bene che cosa esisteva, se esisteva al di là oppure no, è tanto è vero che si facevano tutti quanti cremare e buttare le ceneri non si sa dove, pure dentro un'urna.
Questa diffusione della cremazione oggi, che io so da confratelli, insomma, che stanno in grosse parrocchie, ormai è diventata generalizzata, ma non è un segno dei tempi, ma certo che è un segno dei tempi. E tutti cominciano a dire, ma la Chiesa adesso la cremazione la consente. Non è del tutto esatto, non è del tutto esatto. E queste sono sempre le solite cose, sono state fatte in questi anni, che a mio avviso dovrà venire un giorno e col senno di poi dovranno essere corrette però, perché si accusava la Chiesa di un tempo di essere rigida. Abbiamo visto cosa succede quando uno non è rigido. Con la cremazione è stato detto questo, che è permesso il funerale qualora risulti che la persona ha fatto questa cosa senza però voler intaccare il dogma della risurrezione della carne. Però che succede? Quindi, come al solito, circoscritta in tutti i modi possibili. Ma è permessa? Quindi si può fare. Questo è quello che gira. Guardiamo la comunione sulla mano. Quando fu concessa, le prime concessioni, ho parlato tante volte di queste cose di Paolo VI alla fine degli anni 60, perché gli stavano facendo delle disobbedienze pratiche di fatto, e quindi dice: che dobbiamo fare? O questi li puniamo oppure cerchiamo di recuperarli. Quindi comincia a dire: si può fare eccezionalmente in piccoli gruppi ben preparati sotto la stessa sorveglianza, e mai come una cosa aperta questa fessura. Guardiamo come siamo ridotti oggi. Già prima della pandemia, ormai il 80-90% della gente prendeva la comunione in mano. Quasi tutte le conferenze episcopali del mondo avevano chiesto l'indulto. Adesso c'è mancata la pandemia, così decreti di vescovo, eccetera, eccetera, che hanno imposto questa cosa generalizzata. Io mi chiedo, tornerà un momento in cui sarà legalizzato almeno la possibilità di ritornare a riprendere la comunione nella maniera con cui è stata presa per 1500 anni? Quando? Non si sa. Da cosa è partito questo? Da uno spiraglietto. Spiraglietto. Allora, se uno si legge le vite dei santi, dei monaci, sono tutti rigidi su certe cose. Perché? Perché sanno che se tu apri uno spiraglietto, Paolo VI, nel famoso discorso del 74, dice: da qualche parte, da qualche fessura è entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio. Allora, noi sappiamo benissimo che una fessura basta e avanza. Basta e avanza. Se uno vuole intossicare, vuole mettere il gas nervino, facciamo, dentro una camera, basta una fessura di 1 cm², ci mette dentro un bel tubicino, spara il gas e tu sei morto. Ma è una stanza dei 50 metri quadri, che cosa sarà mai una fessura? Basta e avanza. Basta e avanza. Allora, bisogna essere molto molto attenti. Molto attenti. Perché nei principi bisogna essere intransigenti, con le persone si può essere comprensivi. Sapete invece cosa fanno i distruttori della Chiesa e delle società? Sono flessibili nei principi, intransigenti con le persone. Diamoci un po' un'occhiata in giro. Diamoci un po' un'occhiata in giro. Ecco, questa è una piccola carrellata, perché adesso divina volontà e preghiera. Nella divina volontà, adesso introduciamo questo discorso, ci sono due step. Allora, numero uno, la preghiera che già da prima si faceva e che anche questa rimane. D'accordo? Quindi, che cosa cambia tra divina volontà nel rapporto tra divina volontà e sacramenti? Che i sacramenti rimangono, ma vengono portati all'ennesimo livello, cioè tu ne trarrai il massimo dei frutti possibili. La preghiera rimane, perché non abbiamo niente da inventarci. Il rosario rimane, non è che cambia. La Via Crucis rimane, la meditazione rimane, la liturgia delle ore, pregare con i salmi rimane, d'accordo?
la preghiera vocale rimane. Le novene, la novena alla Madonna di Pompei, ci sta questi giorni, la supplica alla Madonna di Pompei, tutto quello che vogliamo. L'orazione di Santa Brigida, qualunque cosa. L'adorazione eucaristica, rimane tutto, rimane. Però che succede? Rimane, ma sta su un altro livello. E in particolare si comincia a vivere una dimensione che è quella della preghiera personale profonda con Gesù, che generalmente dai cattolici, anche quelli che un po' pregano, è trascurata. Cioè, una persona che un po' prega oggi, io non lo so quanti dicono come è doveroso le preghiere del mattino e della sera, ma non lo so quanti fedeli lo fanno. Qualcuno dirà il rosario tutti i giorni? Io sto parlando dei fedeli comuni, eh. Non, boh, spero. Generalmente la preghiera uno qualche volta va dentro qualche chiesa, accende qualche candela e comincia a sciorinare una montagna di richieste. Fammi guarire Tizio, fammi guarire Caio, quello si deve operare, fa che vada bene l'operazione. Quello c'ha il Covid, fa che guarisca, eccetera, eccetera. Per carità, va tutto bene, ok? Va tutto bene. Però, è questa la preghiera? Allora, un'anima che vive nella divina volontà sicuramente comincerà a fare un po' meglio la meditazione e comincerà a introdursi alle forme più alte di preghiera che sono la preghiera contemplativa e affettiva, quella che ci porta ad un rapporto profondo, intimo, diretto e personale con il Signore. L'abbiamo già visto questo qui. Questa è una componente essenziale anche del percorso di guarigione, perché dov'è che io posso guarire se non a contatto con il medico delle anime oltre che dei corpi? Oggi, allora, per quanto riguarda i corpi, c'è la scienza e la medicina. Per quanto riguarda l'anima, ci stanno gli psicologi e gli psichiatri, d'accordo? E per cui fondamentalmente i sacramenti di Gesù Cristo sono diventati inutili. Cioè, io non credo che sto dicendo cose astruse. Ritengo che sto dicendo cose che sono veramente sotto gli occhi di tutti. Sotto gli occhi di tutti proprio. Allora, la preghiera viene elevata, nobilitata. Poi, e questa diciamo è l'ultima cosa che dirò su questa vita di cielo, poi darò la rassegna, forse riusciamo a finire anche questa sera, così la prossima volta facciamo un bello overture e chiudiamo questo ciclo di catechesi. Ci sono delle forme particolari, nuove, atipiche di pregare che Gesù insegna in questi scritti. Sono dei modi di pregare con cui si realizza l'unione con la divina volontà, ossia il fatto che essa non semplicemente sia un qualcosa che ci si manifesta dal di fuori e a cui dobbiamo uniformarci obbedendole e facendo quello che vuole, ma comincia ad abitare dentro il nostro cuore e diventa vita della nostra anima, portandoci la sua stessa felicità dentro il cuore e principio dei nostri atti, divinizzandoli. Come si fa a fare queste cose? Allora, ci sono, diciamo così, li elenco tutti quanti, alcuni atti specifici e alcune forme di pregare specifiche che si devono imparare. Uno si chiama atto preventivo, un altro si chiama atto attuale, un altro si chiama atto di fusione e un altro ancora si chiama giro. Sono questi quattro. Chiaro che chi non conosce questi scritti rimane un pochino così. Allora, vivere nella divina volontà, teniamo presente, quindi, significa far entrare la divina volontà dentro di noi,
e assumerla come principio dei nostri atti. Allora, cos'è l'atto preventivo? L'atto preventivo è una preghiera, anche qui quando rimanderò i link su tutte quante le catechesi che ho fatto, si può andare a vedere, a prendere il testo, eccetera, eccetera. L'atto preventivo si fa all'inizio della giornata e è una preghiera particolare con cui si chiama la divina volontà ad essere il principio di tutti i nostri atti che faremo durante la giornata. Mangiare, bere, dormire, leggere, pregare, scrivere, camminare, pensare, guardare, ascoltare, tutto. Qual è l'importanza di questo atto? È che tutto ciò che io faccio si trasforma in divino. Non è più un atto fatto da me in quanto essere umano, quindi è un atto, anche se fosse buono o indifferente, comunque finito e limitato e imperfetto, come in tutti gli atti che noi compiamo in questo mondo, ma diventa infinito, eterno, perfetto e immenso. Questo vale per tutti quanti gli atti buoni, leciti e anche per gli atti indifferenti, come grattarsi, come il battito del cuore, come il battito delle ciglia. L'atto attuale non è altro che un pensiero, quindi un'invocazione con cui tutto ciò che è stato fatto nell'atto preventivo io lo richiamo nelle singole azioni che sto facendo. Per esempio, se prima di cominciare questa catechesi io voglio unirmi con la divina volontà, basta che dico con un movimento della mia intelligenza: vieni divina volontà nel mio parlare e nel fare questa catechesi. Fine. Più se ne fanno e meglio è. Più grande sarà la nostra unione con la divina volontà, più grande sarà l'influsso della divina volontà a livello di potenza, a livello di gioia, a livello di felicità che sento dentro di me. Terza cosa, questa è una cosa un pochino più complicata. Il giro. Cosa sono i giri? Come dice il termine stesso, un giro. Mi vado a fare un giro, si diceva quando ero giovane, che facevo quando dicevo, ma mi vado a fare un giro, prendevo il motorino e cominciavo a fare un giro per la città, andare in piazza X, in posta Y, andavo a trovare gli amici, andavo al mare, andavo in giro. Allora, la divina volontà ha, come dire, tempestato delle sue opere qualunque cosa che ci sta intorno, quindi il sole, le nuvole, il cielo, le piante, i fiori, gli animali, il mio corpo umano, tutto quello che vedo, gli atomi della materia, sono tutti quanti atti della divina volontà. Le persone non ci pensano a questo. In ogni atto che la divina volontà ha fatto, siccome tutto ciò che fa la divina volontà è sempre mosso dall'amore, c'è un particolare atto di amore che il Signore ha fatto nei miei confronti. Ora, Adamo, prima del peccato originale, dice Gesù negli scritti, era in grado di riconoscere tutto questo e di capire anche quel particolare atto di amore che Gesù aveva fatto in ogni singola cosa creata. Pensate che cosa grossa. Noi oggi di questo non siamo in grado. Dobbiamo cercare di fare un piccolo sforzo. Oppure, anche non sapendolo che cosa sta facendo il Signore in quella cosa qui, si tratta di riconoscere e di andarcelo a prendere. Faccio un esempio per capire, anche questo si approfondirà, chi vuole approfondire deve andare a studiarsi i cicli di catechesi che ho fatto al riguardo. Non solo io, tanti altri sacerdoti di cui poi vi parlerò. Il sole è facile capire, no? Nel sole il Signore ci ha dato il dono immenso della luce e del calore. Quel sole è quindi un ti amo perenne che Dio sta dicendo a noi esseri umani, illuminandoci e riscaldando. Cos'è un giro? Io mi prendo coscienza di questo, che il sole non è semplicemente una cosa che sta lì tanto per starci o che è venuta, come dire, misteriosamente da questo fantomatico Big Bang, da cose strane che non si sa manco bene chi è che ce l'ha messo. No, il sole è una creatura di Dio, d'accordo? È un atto della sua volontà. Quindi io, rivolgendomi al Signore, dico: guarda, Signore mio, guardo il sole, ti ringrazio di averlo creato, ricevo dal sole l'amore che tu hai dato per me. E lo ricambio e ti amo, Signore mio, per averlo creato, ma nel sole stesso ci metto il mio ti amo di ricambio. E non solo lo faccio per me, ma lo faccio anche per tutti quanti gli esseri umani che guardano il sole, godono del sole, non sono capaci di dirti né un grazie
né una lode né una benedizione. Questa è la sintesi di un giro. Questa è una preghiera sommamente santificante. Perché? Perché ti fa fare il pieno di tutto quanto l'amore che la divina volontà ha sparso nelle opere della creazione, si può fare nelle opere della redenzione, nelle opere della santificazione, ma anche in tutto quello che ci accade nella nostra esistenza. Perché i fatti che ci accadono sono continui atti di amore della divina volontà, a cui la nostra risposta deve essere come quella della Madonna. Fiat, 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 fiat. Graditi o sgraditi, belli o brutti, piacevoli o spiacevoli, prosperi o avversi, piacevoli o dolorosi. Ultima forma, la fusione. La fusione è la cosa ancora più bella. La fusione, capite, diventare una cosa sola. La fusione, no? Pensiamo alle fusioni di bronzo, d'accordo? O alle fusioni. L'oro che si fonde e poi viene riplasmato, no? Quindi io prendo due anelli d'oro, li fondo insieme si sono fusi insieme. Allora, l'atto di fusione anche che cos'è? È un atto, anche questo è scritto, ne cito a memoria un pezzo: Gesù fonditi in me ed io mi fondo in te. Gesù, facciamo tutto insieme, fondiamoci a vicenda nella volontà, nei desideri, nell'amore per potermi fondere. Nella volontà, nei desideri, nell'amore di tutte le creature affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere. Già per meditare questo ci vorrebbe una settimana. È la forma più alta questa di unione con la divina volontà. Si realizza attraverso quest'atto di fusione, diciamo così, scritto ed esteso, ma anche qui basta un semplice movimento del pensiero. Divina volontà, mi fondo, mi perdo e mi sperdo in te. Basta questo per dirlo. Sembra che non accada nulla, ma ogni volta che io faccio questo, la divina volontà, l'ora che lo faccio, perché veramente si fonde con me, veramente mi fa sperdere in lei, veramente mi fa perdere in lei. E anche se io a livello sensibile non provo niente, gli effetti di queste cose si vedono sempre a livello indiretto e immediato, ma si vedono e come, si vedono e come. Si vedono come. Più si fanno tutte quante queste cose, più che cosa succede? La divina volontà abita in noi, fino a stabilirvi il suo regno. Quando la divina volontà regna in un'anima, quell'anima veramente comincia a vivere il paradiso sulla terra. Il peccato, non adagio, il diavolo se ne sta lontano un miglio da chi vive veramente questo, non a chi ha, cioè, attenzione, mi raccomando, nessuno di noi può sapere con certezza se sta vivendo nella divina volontà, a che grado di vita nella divina volontà è arrivato. Quindi nessuno si mette a fare sciocchezze, stupidaggini o si faccia illusioni, però indirettamente da alcune cose si può comprendere se cominciamo davvero a vivere in questo mondo e quali sono queste cose. Come si affronta la vita, come si affrontano i problemi, quanto rimani nella pace, quanta poca paura c'hai di tutto e di tutti, quanta gioia c'è nel cuore, quanta serenità c'è nel cuore, quanto amore c'è nel cuore, a Dio anzitutto. Perché ogni volta che si parla d'amore si pensa subito all'amore del prossimo, per carità, l'amore del prossimo è importantissimo, ma è il secondo comandamento. La divina volontà crea fuochi ardenti di puro amore alla Santissima Trinità, a Gesù, alla Madonna, ai Santi e poi a tutti quanti i nostri fratelli, per carità, comprese le creature irragionevoli, che anche quelle si possono amare nella divina. Amare santamente e divinamente senza attaccarsi a niente e a nessuno. Allora, questa è una piccola sintesi. Ci abbiamo un pochino di tempo, quindi, allora, chiudo, così lo dico qui. Se uno volesse approfondire questo argomento, il ciclo di catechesi più importante che ho fatto su questo argomento sono 58 catechesi, quindi capite, si chiama Il dono della divina volontà. Lì c'è un'introduzione sistematica, dove tutte quante queste cose che ho detto velocissimamente per dare un'idea,
Questo ciclo di catechesi deve terminare dicendo, oltre che alla santità, è possibile vivere la santità delle santità. Oltre che fare la divina volontà, è possibile vivere in essa. È possibile vivere un'anticipazione del paradiso sulla terra? Ovviamente con la croce, non senza le croci. Sì, è possibile. Vuoi approfondire? Allora, per quanto riguarda quello che ho fatto io, dopo vi dirò i nomi di illustrissimi sacerdoti molto più bravi di me, che poter andare a cercare online per approfondire queste tematiche. Io ho fatto il dono della divina volontà. Secondo, Adamo e la vita nella divina volontà, che è una raccolta di catechesi che va a cercare tutto quello che Gesù ha detto circa la vita di Adamo prima del peccato originale e come Adamo, prima di combinare i guai, viveva nella divina volontà. Terzo, fondersi nella divina volontà. Di che cosa, è un approfondimento di che cosa significa questa fusione di cui ho accennato. Quarto, ho fatto alcune catechesi, questo è ancora in corso, l'ho sospesa per dare adito, insomma, ad altre cose, che si chiama girare nella divina volontà, che approfondisce il tema dei giri. Poi ci sono il ciclo completo di meditazione sulla Vergine Maria nel regno della divina volontà, che sono dettature della Madonna date per il mese di maggio che fanno capire come Maria Santissima, che è la principessa di questo mondo, vivesse nella divina volontà, che sono stupende. Oltre a questo, io ho cominciato una meditazione sistematica di tutti e 36 volumi del Libro di Cielo. Ora siamo giunti alla... Io sono arrivato al 24° volume, quindi ci vorrà ancora un po' prima che finiscono, ma parte dal primo volume. Allora, sono raccolti in due cicli di podcast per quanto riguarda gli MP3. I primi 10 volumi bisogna cercare sul mio sito web o su Spreaker o su Google Podcast o su Spotify o su Apple Podcast, stanno abbastanza in giro. Come ci si prepara a vivere nel Fiat Supremo e vivere nel Fiat Supremo. Nel primo ci sono i primi 10 volumi. Nel secondo, che è ancora in corso, l'ultimo è stata fatta stamattina, dall'undicesimo al 36°, cioè da quando Gesù comincia ad approfondire profondamente il vivere nella divina volontà, mentre nei primi 10 volumi cerca di fare un grande ripasso di ascetica e spiritualità di 2000 anni per far capire cosa vuol dire fare sul serio la divina volontà. Si trovano anche online, le meditazioni sulla divina volontà. Di queste cose che vi ho detto si trovano i video su YouTube, sul mio canale YouTube, e i podcast nelle piattaforme che vi ho detto, cercando i titoli che vi ho indicato. A mio avviso, la persona più autorevole per quanto riguarda la divina volontà, maestro di tutti, a mio avviso, quelli che ne parlano adesso in giro, è Don Pablo Martin. Don Pablo Martin ha un suo sito web, non mi ricordo come si chiama, bisogna cercare online Divina Volontà e si trovano lì, ci sta una montagna di suoi interventi di catechesi, sono anche tantissimi scritti. È lui che ha tradotto il Libro dei Cielo nella versione, diciamo così, che gira adesso cartacea e anche soprattutto elettronica. C'è il mio carissimo amico Don Pierpaolo Maria Cilla, che è grande esperto della Divina Volontà, che la conosce da prima di me, e anche parlando un pochino con lui, io ho conosciuto questo mondo, bravissimo. Tra l'altro, ha iniziato proprio da adesso, da lunedì, da martedì scorso, un ciclo di catechesi. L'hanno chiamato su Radio Maria addirittura a farle. Quindi, il quarto martedì del mese, se non ricordo male, in tarda mattina dovrebbe essere verso le 11:20, le 11:30. Lui parla della Divina Volontà. Quindi, per chi volesse approfondire, colga questa occasione. Adesso, oggi è il 1° ottobre del 2021, quindi approfitti perché ha cominciato martedì scorso, quindi non ha neanche cominciato, quindi sarà sicuramente un'ottima sintesi introduttoria. C'è Padre Pio Maria Ciampi, che è un grande predicatore della Divina Volontà, che ha fondato una congregazione religiosa che sia una piccola comunità che vive solo di questo. C'è Don Massimo Pelliconi, che so che sta parlando della Divina Volontà.
Questi sono i principali sacerdoti che io conosco, però sicuramente sto già dimenticando qualcuno e chiedo perdono, insomma. Don Pablo, Don Pierpaolo e Padre Fra Pio, a mio avviso, sono delle, come dire, autorità. Ci sono molte altre cose in giro. L'unica cosa di cui fare attenzione sono, cioè, si ricordi che la Divina Volontà è stata rivelata da Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta. Per cui sono tutti quanti qualificati a parlarne, chi ne parla però partendo dai 36 volumi. Altre cose, altre fonti o altre cose bisogna lasciarle da parte, per quanto mi riguarda. Bene, ci diamo appuntamento alla prossima puntata, che forse a questo punto sarà l'ultima, come in tutte le ultime puntate dei cicli di catechesi. Ripercorreremo tutto quello che abbiamo fatto e lo consegneremo a chi vorrà goderne. Così, a quanto pare, questo ciclo di catechesi si fermerà alla 33ª puntata, che è, a mio avviso, di ottimo auspicio. La mia benedizione a tutti e, se Dio vuole, ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana. A presto e Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.